L'emergenza immigrazione è la Mare Nostrum. Dopo Catania, oggi il ministro dell'Interno a Ragusa. Angelino Alfano minaccia il ritiro dell'operazione di soccorso. Un aereo di Frontex ha lanciato l'allarme e una nave di Mare Nostrum è intervenuta quasi in tempo, perché 10 sono morti e i cadaveri sono stati recuperati e di altri 40 circa non vi è più traccia, 40 miglia a nord della Libia. Un gommone è uno dei tanti che affollano. Come mai il canale di Sicilia è affondato ed è colato a picco il suo carico di 90 aspiranti rifugiati? Oltre ai morti, a terra a Palermo sono stati condotti 39 naufraghi. Nel frattempo in Sicilia è atterrato il ministro dell'Interno. Angelino Alfano è impegnato in due tappe. A Catania, insieme ai prefetti e ai sindaci, al lavoro sul fronte accoglienza. E a Ragusa. Alfano ha annunciato la costituzione in Sicilia di un maxi centro di accoglienza e poi l'aumento a 50 delle commissioni per i richiedenti asilo, così da accelerare lo smaltimento delle pratiche. Al governo sarà proposto di ridurre il peso del patto di stabilità per i comuni in prima linea nell'emergenza immigrazione e misure compensative per le comunità che più hanno sofferto. Poi il monito del ministro. L'Italia non può farsi più carico del disastro provocato in Libia dagli altri paesi occidentali per l'instabilità creata in quel paese. Noi siamo una nazione accogliente, ma non possiamo ospitare tutti. Mare Nostrum non è soltanto un problema italiano e con queste modalità non può continuare all'infinito. Frontex, che è europea, ha in bilancio 80 milioni di euro e noi con la Mare Nostrum spendiamo 9 milioni di euro al mese. Quindi l'intero bilancio di Frontex per controllare tutte le frontiere europee costa quanto 9 mesi di Mare Nostrum. È evidente, Frontex così com'è non può funzionare. E non solo, l'Italia è assolutamente certa di avere fatto il bene, ma altrettanto certa che così non si può andare avanti. Quindi o l'Europa prende in carico Mare Nostrum o la proposta sarà quella di non proseguire con l'operazione. La mia posizione sarà che se non giungeranno notizie dall'Europa vere, concrete, positive, l'operazione Mare Nostrum così com'è non potrà andare avanti e non dovrà andare avanti. Il che non significa che l'Italia si sottrarrà ai propri doveri di salvataggio dei naufraghi, ma non è possibile spingere la linea di azione delle nostre navi fino a dove si è spinta finora dopo l'emergenza Lampedusa.